A due passi dalla Minerva, Trestor Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a trestorpavia.it. Un bambino di 11 mesi, figlio di due vegani, è stato ricoverato in ospedale per malnutrizione. I due genitori avevano scelto una dieta vegana fai da te per il figlio, che a causa di una forte carenza di vitamina B12 è stato ricoverato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa. Prima di tutto, lei è vegano sì o no? No. Cosa ne pensa? Essere vegani è più una moda, una presa di coscienza, un business? Non sono a conoscenza di questo tipo di alimentazione. So soltanto che è molto limitativa e comunque è più una questione di... almeno per quello che ho fino ad oggi ho avuto modo di verificare, si possa più trattare di un fatto di moda che non di una questione veramente necessaria per l'alimentazione della persona. Perché esistono moltissime diete, oggi c'è possibilità di accedere a varie tipologie di diete per, come dire, curare il proprio organismo. Questa mi sembra piuttosto estremista, però detto da me che sono una persona non a conoscenza di questo tipo di alimentazione, può voler dire anche poco. Ecco. Quindi lei comunque mangia cibi normalissimi, anche di origine animale? Sì, sì, assolutamente sì, in maniera molto limitata, soprattutto cerco di evitare le abbondanze, ma mangio bene se mangiano bene tutti quelli che mangiano come me, mangio male se tutti quelli che mangiano come me mangiano male. No. Ok, credi che l'essere vegani sia ormai più una moda, un business oppure una presa di coscienza? Una moda. Una moda? Sì. Tu mangi carne senza problemi, immagino. Sì, tutta. Tutta quanta. C'è chi dice no, mangiare la carne non va bene perché gli animali vengono allevati con delle sostanze chimiche che poi fanno male, eccetera. Tu dici è lo stesso? O non ti preoccupi di questo? E gli altri prodotti da dove vengono? Cioè, obiettivamente non sappiamo neanche noi da dove vengono coltivati, anche gli ortaggi subiscono tutte delle mutazioni, per cui non fa testo, cioè... Anche le materie prime, dice, è difficile trovarle. Anche i pomodori così vengono comunque punturati e chissà cosa ci mettono dentro per farli sembrare comunque più appetibili, diciamo, quindi... Allora, non sono vegana, penso che sia una scelta in generale essere vegani, cioè comunque se qualcuno lo fa per una scelta di salute, perché sai la carne, per come vengono cresciuti gli animali, penso che sia soprattutto questo il modo, per l'industria, no? Che c'è attorno a queste cose. E non lo so, i genitori penso che abbiano sbagliato, cioè non dico che hanno sbagliato, non voglio fare la sapiente, no? Però... Forse avrebbero dovuto farsi consigliare. Sì, penso da un medico, da un pediatra che probabilmente ne sanno più di loro sulla nutrizione, no? C'è chi dice che l'essere vegani ormai è più una moda che altro, cosa ne pensi? È possibile, ma per alcune persone, io per moda non lo farei mai, onestamente, ma non lo faccio nemmeno per... anche se potrei, dovrei, non lo so. Però preferisco. No, preferisco di no.